VPT National, targato gioco digitale, è aggiunto oggi al suo Day 1B, una giornata davvero ricca di tantissimi player. 277 giocatori messi tutti a sedere in questo splendido casino di Venezia, di Cave Dramin, soltanto però 175 alla fine sono riusciti ad imbustare, portando così un totale a 250 tondi, coloro che potranno domani nel Day 2 raggiungere, o provare almeno a farlo, di raggiungere questa sospirata vittoria. Tanti e tantissimi protagonisti che potete seguire ovviamente su tutti i nostri canali, ma tre su tutti in questo caso. Uno è, come al solito, Federico Piroddi, che non cessa questa sua run, questa sua rush live anche oggi, grande protagonista fino alla fine. Un altro ovviamente è invece un saggio storico, Mr. EPT, Salvatore Bonavena, anche per lui un pizzico di fortuna, ma tanta tanta classe come al solito, è anche lui tra i top 10. Alla fine però a spuntarla è stato un altro volto particolarmente noto e caro qua ai colori di casa, visto che rappresentava in questo caso il Tilt Evans, ed è Alessandro Minasi, che chiude con 142.000 e qualche spicciolo sua grandissima giornata di poker. Sentiamo allora il chip leader di giornata, Alessandro Minasi. Grande Alessandro, innanzitutto sei il primo di questa lunga giornata del Day 1B, una giornata che ha visto tantissime affluenze, tantissimi player ai tavoli. Il tuo tavolo era anche non facilissimo, soprattutto l'ultimo, insomma, però primo in classifica per il momento. Com'è andata questa giornata? Beh, indubbiamente sono molto soddisfatto. Chiudere il chip leader un VPT è una soddisfazione molto personale, molto, molto bella, quindi speriamo che sia un buon inizio di un torneo importante. Tra l'altro una mano proprio nelle ultime battute di giornata che insomma ti ha fatto quasi un raddoppio alla fine contro Sardone. Com'è andata quello spot? Ma è una mano dove lui tribetta dal piccolo buio, io decido di giocare i K nascosto, ho la fortuna di settare, lui in bilatera mi manda resti, vado io. Tra l'altro un evento questo di VPT targato gioco digitale, ma anche targato tua patch di Tilt, insomma tu l'unica cosa che non hai fatto oggi è andare in Tilt. Decisamente sono molto contento, anche perché per me essere chip leader a Venezia è una soddisfazione che vale doppia. Perfetto. Mi ha fatto un po' ridere il nostro amico comune e tuo soprattutto Mosca, che alle ultime tre mi ha detto ok, perfetto, fermati. Ci ha detto da lui. Si consigli, non si va. È vero, è vero. Ti ringrazio, in bocca al lupo per Grazie a voi, ciao.